Oggi parliamo di come vengono sintetizzati i grassi all'interno del nostro organismo, perché sì, il nostro organismo è in grado di sintetizzare i grassi. Dicevo, sono Emanuele, sono diabetico di tipo 1 da quando ho 4 anni e mezzo, faccio medicina all'Università di Brescia. Sono stato un corridore per il team 99 con la squadra professionista di diabetici. Ora, come dicevo, parliamo di come vengono sintetizzati i grassi. Vengono sintetizzati tramite diversi metodi. Uno è il metodo della beta riduzione. Uno è sintesi di colesterolo. Beta riduzione. Cosa intendiamo per beta riduzione e sintesi di colesterolo? Beh, sintesi di colesterolo è semplice, andiamo a sintetizzare appunto il colesterolo da un precursore non steroideo. Steroideo significa appunto di colesterolo. Mentre per quanto invece mi riferisco a beta riduzione, con beta riduzione faccio riferimento al processo opposto alla beta ossidazione che abbiamo già visto in un video precedente. Beta ossidazione significa il processo che porta alla degradazione dei grassi, quindi qua se il processo opposto porta alla formazione. Ma anche qui beta riduzione avviene in quattro tappe e si parte da una molecola di acetil-CoA. L'acetil-CoA che abbiamo già visto nel catabolismo del glucosio è quello che, ciò che si ottiene dalla degradazione del glucosio, che entra poi nel ciclo di Krebs a formare energia. Se non entra nel ciclo di Krebs perché c'è già energia in sufficienza, può andare a formare o sintesi del colesterolo, anche qua si parte da acetil-CoA, che ti ricordiamo come è fatto CH3. Così, questa è l'acetil-CoA e questo in entrambi i casi due molecole condensano. Poi, nel caso della beta riduzione, abbiamo un coenzima particolare che ha il compito di far avvenire tutte queste reazioni, che è qua, il complesso dell'acido grasso sintasi che ha diverse subunità, una subunità T che lega il gruppo acetile, una MT che lega il gruppo malonile, che è un altro acetil-CoA con cui condensa, è un acetil-CoA che ha acquistato un altro atomo di carbonio, che successivamente poi abbiamo una serie di reazioni tramite condensazione, riduzione, deidratazione, un'altra diluzione, e abbiamo un acil-CoA allungato di due molecole di carbonio. Questo come si chiama? Beta rid. Questo va avanti finché non si raggiungono le 16, 18 unità di carbonio. Quando si raggiungono 16, 18 unità di carbonio, l'enzima fa perdere l'affinità per, cioè perde affinità per questa catena che si è allungata e quindi viene rilasciata. Una volta che viene rilasciata, secreta sotto forma del VLDL, verrà poi internalizzata dai vari tessuti, internalizzata a formare dei trigliceridi. Come sono formati i trigliceridi? Ormai l'ho ripetuto 10.000 volte su questo canale, però fa sempre bene ripeterlo. Uno scheletro di glicerolo e tre acidi grassi. Quindi, in seguito a tre processi di beta riduzione si ottiene quindi l'acido, si ottengono le varie catene di acidi grassi e infine si può se uniti a uno scheletro di glicerolo si formeranno i trigliceridi. Il glicerolo può derivare da due parti. Uno viene introdotto con la dieta, quindi viene introdotto con la dieta e poi può formare questa reazione. Oppure successivamente viene convertito da un intermedio della degradazione di glucosio, che è il gliceraldeide 3 fosfato. Questo tramite la triosa fosfato esomerase, triosa fosfato, viene convertito in diidrossacetone fosfato e infine si forma il glicerolo 3 fosfato. Quindi questo è il glicerolide 3 fosfato, questo è il diidrossacetone fosfato e qua scriviamo il glicerolo. Questo
Questo è il prodotto finale. Questo insieme ai tre acidi grassi andranno poi a formare appunto i trigliceridi. Passiamo alla parte successiva. La parte successiva è la sintesi del colesterolo. Per quanto riguarda la sintesi del colesterolo, si parte sempre, cambiamo colore, da un acetil-CoA, condensa con un acetil-CoA, si forma inizialmente aceto, acetil-CoA, successivamente. Se avete già visto il video sui chetoni fino a HMG-CoA è tutto identico. Adesso tramite una serie di passaggi si passerà prima a mevalonato, che dopo aver acquistato tre gruppi fosfato donati all'ATP, ATP significa adenosina trifosfato, quindi vengono consumate tre molecole ad alta energia, si formeranno degli intermedi che sono degli isoprenoidi, sono unità isoprenoidi attivate. Ora, perché mi soffermo un attimo sulle unità isoprenoidi? Perché le unità isoprenoidi danno origine a una serie di molecole come vitamina A, D, E, K, che sono tutte vitamine liposolubili. Liposolubili significa che possono essere degradate dai grassi e quindi il simile scioglie il simile, quindi sono fatti di grassi. Non solo, dà origine anche a una serie di molecole che troviamo coinvolte nella catena di trasporto degli elettroni. La catena di trasporto degli elettroni è il meccanismo che sta alla base della respirazione cellulare, che è ciò che porta alla formazione di ATP a partire da NADH e FADH2, quindi molto importante. Poi tramite queste unità isoprenoidi, tramite delle condensazioni, daranno origine allo squalene, che infine tramite ulteriore modificazione dà origine al colesterolo. Questa è tutta la molecola di colesterolo, tutta questa. Questo può dare origine a una serie di composti che sono, cambiamo colore, siamo in viola. Questi composti possono essere gli ormoni steroidei e i sali biliari. Sono i sali biliari. I sali biliari sono quelle molecole, quelle sostanze che sono contenute a livello di cestifellea, che hanno il compito di degradare i grassi che vengono assunti con la dieta. Mentre gli ormoni steroidei sono quegli ormoni come i minerali corticoidi, i glucocorticoidi o ad esempio tutti gli ormoni sessuali, e un esempio anche oltre androgeni, estrogeni, vengono tutti prodotti a partire da un unico precursore che è il pregnenolone. Il pregnenolone non è altro che un colesterolo che ha perso questa porzione qua. Questo è il pregnenolone. Sali biliari invece non sono altro che delle molecole di colesterolo che hanno più gruppi OH, cambia solo questo. Quindi facciamo un riassuntone finale per chi avesse capito poco. Allora, beta riduzione forma un acido grasso, tre acidi grassi che condensano con un glicerolo formano i trigliceridi, poi abbiamo il colesterolo, oltre alla sintesi del colesterolo troviamo un intermedio che sono le unità isoprenoidi attivate che danno origine a una serie di vitamine e composti, vitamina A, D, E, K, i dolicoli sono quelli che abbiamo detto con il compito di trasportare come l'ubichinone, inoltre sono coinvolti nella sintesi di carboidrati complessi e nell'aggiunta delle porzioni polisaccaridiche alle glicoproteine. L'aggiunta delle porzioni polisaccaridiche sono anche ad esempio i gruppi sanguigni. I gruppi sanguigni cambiano semplicemente dal tipo di zucchero che viene attaccato alla molecola del sangue. Intermedi invece presentano poi la sintesi del colesterolo, e questo può dare origine agli ormoni oppure può dare origine ai sali biliari.
Gli ormoni sono, possiamo definirli come dei messaggeri chimici che hanno il compito di inviare un impulso o un segnale, i sali biliari invece sono coinvolti nella degradazione dei grassi che vengono assunti con la dieta. Io spero di essere stato il più chiaro possibile. Se il video ti è piaciuto o ti è stato utile, metti un mi piace, iscriviti e commenta. Se vuoi altri video di questo tipo, scrivimelo qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video.